Bentornati, fratelli di Tuberanza. Siamo di nuovo su Plants vs Zombie Garden Warfare 2. E mamma mia che giocone. Fratelli, lo scorso video non ha totalizzato tantissime visualizzazioni, ma comunque ho deciso di riproporvelo perché questo gioco merita la vostra attenzione. Pensate che questo fine settimana era disponibile la beta multiplayer di Uncharted 4 e la beta di Hitman. Ebbene, sapete a cosa ho giocato io? Lo sapete, già lo avete indovinato, Plants vs Zombie, ma è matematico. E pensate, fratelli, che lo scorso video che ho realizzato una recensione è finita sulla pagina ufficiale di Plants vs Zombie da ben 11 milioni di mi piace. Eppure io ho ancora 18.000 iscritti. Comunque, fatto sta che nello scorso video ho detto una stronzata enorme e me ne sono accorto soltanto dopo. Ho detto che la rosa faceva pena. La stronzata più grande della mia vita, fratelli, perché la rosa è veramente overpower. Non si controlla, i colpi vi inseguono, c'è il potere che vi blocca. Assurda, assurda, non si ferma. E infatti adesso è uscito un aggiornamento in cui è stato inserito il primo DLC, che è gratuito per tutti, tra l'altro, e questa non è una cosa da poco, in cui probabilmente la rosa è stata depotenziata. Staremo a vedere. Allora, rechiamoci qui. Io ho alcune taglie. Esatto, eccole qui. Di cui una epica, vinci 15 partite in supremazia erbosa. E una è vinci una partita supremazia erbosa. Quindi oggi giocheremo a supremazia erbosa. Multigiocatore. Cerchiamo supremazia. Eccola qua. Mamma mia, si apre il portale. Ah, che tra l'altro questo è il mondo zombie. Guarda, voglio entrarci con il calcio. Yahoo! No, non sto entrando? Ah, ok, adesso sì. Eccoci qua. Fuck you. Saremo gli zombie, fantastico. Voglio provare il centurione, provare a farvi vedere, perché in realtà io utilizzo solo lui, perché utilizza dei proiettili infuocati che quando colpiscono il nemico lo incendiano e gli fanno perdere dei danni, cioè gli fanno prendere dei danni nel tempo. Adesso vi faccio vedere. Allora, guardate, la rosa è incendiata, vedete quanto becca? Dai, 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 dai! Olè, è un morto. Appena entrati facciamo i danni grandi. Però dobbiamo... Olè. Rianimiamolo. È stato rianimato? No, vabbè. Cazzo ce ne frega. Ah, dobbiamo conquistare. Mannaggia. Sbrighiamoci. Eh sì, raga, perché in questa modalità o si conquista o si difende. A noi stavolta ci è capitato di conquistare. E allora la mastica zombie. Vedete come prende danni? Poi ovviamente io prendo gli assist perché i miei amici la uccidono. Sto qua di fianco a te, amica mia. Cazzo fai? Non mi... Boh, vabbè, probabilmente non mi avrà visto. Guardate qui, bam! Baboom! No, 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 no. Non mi avrai. Olè. Madonna, facci morte e tutto andare, raga. Mi sto curando un pochettino alla volta. Guardate là il girasolino. Aspetta che mi pizzica la testa, che sennò non riesco a mirare. C'è qualcuno che sta camperato, mi sembrava di aver visto. No, 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 non voglio morire, non voglio morire. Ok, ok. Shh. Fratelli, pazienza. No, 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 no. Amico mio, no, no, no. Ci ha provato la pannocchia, ma gli è andata male. Ho provato con lo ZPG, ma erano già scappati i nemici. Ci sono 3 zombie ad attaccare e 2 piante a difendere. 2 a 2, quindi zona contesa. Palla alla difesa. aspetta. C'è qualcuno? Sì, qua dietro c'è il cedro. Cedro, dove va? Oh? Non ti fermi neanche 2 secondi per me. Beh, ci sto a cogliere manco una volta. Tiè, bomba velenofa. Velenofa. Raga, capita, io purtroppo c'ho una stanchezza addosso di quelle che voi non potete nemmeno immaginare.
Eppure ogni mattina alle 8 sono qui a registrare video per voi. Sia chiaro che sono per voi. Perché se devo dire, cioè se tra voi ci sono persone che dicono no, no, tu, tu lo fai per te, ebbene, se lo facessi veramente per me, ne farei più di uno al giorno. E invece non è così, perché veramente non ce la faccio. Ammazza quello stato caricato. Questo chi è? Ah. Oh, mannaggia. Oh, no, 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 non glielo permettete di mangiarmi. Pezzo di sterco. Chi è che mi ha sparato in quel modo assurdo? Madonna, guardate i miei compagni come mi stanno rianimando, madonna. Grandi, 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 grandi e grazie soprattutto. C'è il coso. Il distributore di energia. Io gli ho ridato il nome io. Quanta vita c'ha? 125, ok. Olè, lanciamo la bombetta e... Bam! ZPG! Ne ho fatti di morti, signori, eh! Ne ho fatti! Ripartiamo. Vai, 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 che quello su sta per morire. Olè! Il camperone è andato! La rosa, ma quanta gente c'è qui, oh! Ma che cos'è? Chi è che mi sta sparando alle spalle? Non ti ci azzardare mai più. Non ti ci azzardare mai più, eh? Sia chiaro. Allora, bomba velenosa. Vai qua, ole. Ma che cos'è qui? Balliamo la rumba. Fega. No, 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 no. Chi cazzarola mi ha ucciso? Il colpo ultra piccante, maledetto malefico. Guarda, quello sta per morire, mica si toglie. Temerario. Oh raga, dobbiamo andare a conquistare, eh. Cioè, facciamo uno scherzi perché... Olè, vai. ZPG, ZPG là. Olè. No, no, c'è qualcuno che mi spara. Chi è che mi spara? Questa maledetta qua. Non riesco a buttarla giù. Incredibile. Non riesco a buttarla giù, porca zozza. Dove sta quel drone maledetto? Oh, nel frattempo è stato conquistato anche quest'altro avamposto. Vai, 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 proseguiamo. Madonna, la corsa senza fine degli zombie. Olè, un altro morto. Ma che vuoi fa? Ma che vuoi fa? Che ti aro come se non ci fosse un domani. Il distributore. Sì, 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 sì. L'annaffiatore in realtà. Però per me è il distributore. Mi riprendo un po' di vita perché altrimenti qua, regà, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Ah, non ce la facciamo. Ma chi è? Ma chi era quel pazzo che si era messo lì? Rianimiamo i nostri compagni che sono stati vittima di una bomba fagiolo. Madonna, che gioco di squadra. Non ci conosciamo, eppure c'è un gioco di squadra pazzesco. È questo il bello di piante contro zombie, regà. Oh, boom. Aspettate, c'è una bufera e quindi non si vede nulla, eh. Assist. No, io volevo avere un ginio nemmeno. Passiamo da dietro però. Sì. Ho fatto l'assist, che inculata. Battente la bomba. Un'altra bomba. Olè. Mori. Brutto sterco in... distributore. Distributore. La salvezza. Merda, già finito. Giriamo di qua. Tac. Vai. Oh 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 oh. Cavallo. Oddio, meno male è finito. No. No. Sto bastardo di uno sparasemi. Bastardo lurido. Mi sa che sto punto non lo superiamo, fratelli. Abbiamo perso. Finisce qui la nostra partita. Già. Anche perché sto punto qua da conquistare è troppo scoperto. La vedo solo la capoccetta di... dello spara... della del cecchino.
Vai, 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 concentrazione qua. Tutti qua, tutti qua, tutti qua. Vai, ho messo la copertura. Non posso sparare. Due. I got feeling. Maledizione. Guardate questo, dai, questo sta piantato qua sopra di continuo. Ma che palle. Dai, 17 secondi, forza. Forza, rifacciamo una concentrazione incredibile sul punto di conquista. Quello là, se si leva il vizio, resta a camperà. Vai, un'altra bombetta di veleno. Dai, dai, forza, 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 forza. Che c'è? È finito il tempo. No, dai, che cagata. Guarda, ne mancavano due e avevamo completamente vinto. Hanno vinto le piante perché sono riuscite a difendere. Noi ci siamo guadagnati ben 15.000 punti. Cioè 15.000 crediti, scusate. Siamo sul podio? Ma che? Manco per niente. Quelli sono i migliori di questa partita. Quello che fa più uccisioni, quello che cura di più, bla bla e bla bla bla. Noi abbiamo fatto, vediamo un po', 12 eliminazioni, 7 KO. Proprio una merda propria, vabbè. Torniamo al cortile. Eccoci qua, siamo tornati al cortile zombie. Andiamo a spacchettare un pochettino, raga, perché ogni video ci deve stare un pack opening finale. Che sia di Pokémon o di qualcos'altro, di qualche altro videogioco, sempre un pack opening ci deve essere. Pacchetto personaggio fenomenale. Questo poi potete sbloccare un personaggio raro o super raro. Vai, vediamo un po' cosa troviamo all'interno. Super raro. Bene così. Mais cagnozzo. Lo dovremo provare. Poi ovviamente nel prossimo video spacchettiamone un altro. Vai. Un altro. Ah, questa volta però è raro. Ai ai ai. Avrei preferito un altro super raro. Ma oh, mica se può avere tutto nella vita. Ne apriamo un altro ancora. Super raro, signori. Questa volta è uno zombie. Madonna che bestia. Ranger del parco. Questo cacciava Yogi. Poi adesso è diventato uno zombie perché Yogi l'ha ucciso e è morto. Peccato perché con 11.000 crediti in più avremmo potuto aprirne un altro. Però non importa perché ce lo facciamo direttamente nel prossimo video, ovviamente. Quindi non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre qui su Tuberanza. Ciao.